Oh, quella è una testa umana. Questa è una testa umana. Quello è un piede umano. Ok, la signora uccide le persone. La signora ha ucciso il precedente inquilino. Sono meglio cosa cocca. Salve signora. Bisogna correre cosa? Bisogna correre dove? Aspetta. Aspetta. No, non voglio vedere. Merda. Oh mio Dio, cosa sono ste... No, no, no. Fofi, che ci fai qua? Hai mangiato, piccolo stellino? Buon salve. Ma che bel culetto. Signore, tutto... Salve a tutti. Io sono dello Gamer e benvenuti su quello che dovrebbe essere uno degli horror più spaventosi. Guardate un secondo. Del 2023. Era tipo il 46esimo starnuto. Speravo di avere qualche secondo di pace, anche perché se inizio a starnutire, poi la mia voce viene letteralmente rovinata per almeno un paio di ore. No, non sto scherzando, quando mi parte la serie di starnuti è una sfiga veramente colossale, perché la mia voce sarà compromessa per tutto il resto della registrazione. Però sono tipo le 11:30 di sera e se non registro sto video non ce la faccio. Allora, da quello che ho capito ci ritroveremo a Kowloon, uno dei quartieri più malfamati della Cina. E ci saranno ovviamente inquilini un attimino spaventosi, altri che la granny. Come detto signori, preparatevi perché sto gioco mi farà cacare male. Non so neanche perché lo sto facendo, ma non lo so, mi sento masochista da un po' di tempo a sta parte con tutti sti horror. Iniziamo, cosa potrebbe mai andare storto. Città di Kowloon, 1999. Zio Billy? Cos'è sto posto? Dire fatiscente è un eufemismo. Sotto i cieli nebbiosi della Cina si trova Kowloon, la città più popolosa, dove prosperano povertà e violenza tra le bande. Ma va? Ci staranno tipo 3000 persone lì dentro. Vabbè che la Cina ha dei grattacieli veramente assurdi, andate a cercare online, è qualcosa di incredibile. E io perché mi sono trasferito proprio qua? Tuttavia per un giovane studente la cosa più importante all'inizio è trovare una casa che costi poco. Sì, ma se ti devono accoltellare non so quanto ne valga la pena, ciccio. Aspettate che c'ho ancora il big starnutozzo che mi ha veramente devastato la gola. Già perderò la voce perché sto gioco mi farà urlare. Porca miseria, non potevo farmi un solitario di Windows per davvero. E cosa lo attenderà all'interno delle mura? Tanti tanti jumpscare, porchi e via dicendo. Pertanto, sì signori, benvenuti a Kowloon. Wow, graficamente non è niente male. Buon salve. Sì, ma io dove buia devo andare? Perché non è che mi abbiano dato delle indicazioni. Beh, per adesso sembra tutto relativamente tranquillo, ma immagino... Oh mio Dio, sembrava qualcuno impiccato. Per un secondo già temevo il peggio. Posso... No, queste porte non le posso aprire. Normalmente in questi horror moderni devi manualmente aprire ogni singola porta e via dicendo. Dove sono finiti tutti, peraltro? Non ho incontrato letteralmente anima viva. Ok, questa la posso aprire. No, ok, si è aperta da sola. No, 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 non mi piace per nulla. È stra super inquietante. Zio Billy. Avevo affittato una stanza in un appartamento al quarto piano. Ah, neanche l'appartamento. Hai prenotato solo una singola stanza? Oddio, i suoni sono tutti improvvisamente molto ovattati. Non dovrei andare in giro. Questa è la scusa perfetta per farsi jumpscherare. Posso aprire diverse porte. Buon salve. Sembra una piccola stanzetta secondaria. Piena zeppa di cibo, peraltro. Scusate, ma non avete neanche chiuso a chiave? Mio Dio, quanto è fatiscente sto posto! Come cavolo fa la gente a vivere in sto modo? Ok. Sento il rumore degli appartamenti vicini. Oh! Ciao, piccolo Fufi! Mi sta ignorando palesemente. Fufi? Povero cagnolino, dice lui. Devi essere molto affamato. Purtroppo non ho del cibo con me. Questo è il terzo piano, quindi devo salire. Oh Gesù, un'altra rampa di scale. Signore, il suo cane c'ha fame. Che puzza assurda. È finché tieni la monnezza fuori dall'appartamento? Mi sembra anche normale. Questa è chiusa a chiave. E niente, Fufi, mi dispiace. Se trovo una scatoletta o qualcosa. Cioè, c'erano delle scatolette nel magazzino al piano di sotto? Ma direi che non è il caso di far incocchiare gli altri inquilini. Dove sono tutti? Ok, più in alto non possiamo andare. Sto gioco peraltro è super scuro. Salve. Scusi? Mio Dio, tubi dovunque, letteralmente. Cos'è? Un altro corridoio? Sì, è un'altra serie interminabile di corridoi. Spavento. Perché ste cose c'han delle griglie così a random? Sembra la rete quella dei pollai. Come fa la gente a vivere a sto modo? Perché c'è un frigorifero qui? Mio Dio, tipo super scuro sta zona. Mi ha lasciato un biglietto. Sono uscita, ho lasciato la chiave nel negozio. Si trova fuori in parte all'entrata.
Ma porca la miseria, ma non potevi dirmelo prima? Vecchia DM. È abbastanza ovvio che la vecchia che abbiamo visto... Non avevo chiuso la porta. Dicevo che la vecchia che abbiamo visto nel menu introduttivo sia effettivamente la nostra padrona di casa che ci verrà a fare bubusette, te. Una stanza con i pannelli elettrici, ma non mi sembra che ci sia molto altro. Dobbiamo trovare del cibo per Fufi, eh? Quella è la nostra missione prioritaria. Ah, Fufi! Non è che mi sbrani adesso, vero? Mi sembri più contento e felice, piccolo stellino. Tranquillo, eh? Se trovo del cibo te lo porto, non lo so nemmeno io. Anche un osso, un biscotto, qualcosa. L'ho visto. L'ho visto e lo ignoro completamente. Non ne voglio sapere nulla. Il mio obiettivo in questo gioco è evitare quanti più jumpscare possibili. C'ho la cena che mi sta tornando su e non abbiamo neanche visto un jumpscare. Cioè, vero e proprio, intendo. Però fidatevi che se l'hanno definito uno degli horror più spaventosi dell'anno, ci sarà un valido motivo. Sì, le voci sono abbastanza distorte, tuttavia. Buon salve, scusi. C'è nessuno? Questo sembrerebbe essere il negozio di cui la padrona di casa mi aveva scritto. La chiave dovrebbe essere qui da qualche parte. Sì, ma io non posso ficcanasare in giro. All'anima, e questo sarebbe un negozio. È letteralmente la cucina di qualcuno. Cosa? No, la porta si è aperta. C'è la testa di sto tizio che si muove decisamente troppo. Vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Aspetta, devo aprire la porta? Ok, buon salve. Vediamo un po' se la chiave è qui. Sì, ok. Ho trovato la chiave. Oh mio Dio. È veramente un alloggio di fortuna? Pretty sesamo. Aspetta. Ma questo è cibo per cani? Sì, l'ho trovato. Perfetto, possiamo dare da mangiare a Fufi. Sì, ma tecnicamente ho rubato da un negozio. Speriamo che non ci siano delle ripercussioni. Ok, sembra ancora tutto... ho visto... Ah no, non sono degli occhi. Sembravano degli occhi, però è saltata la musica all'improvviso. Ok, rientriamo in casa, dove sicuramente non saremo più al sicuro. Scusate il gioco di parole, ma insomma ci siamo capiti. Come ho detto, la cosa importante è che salviamo almeno il cane. Oh zio Billy, questa luce è veramente inter... Mi stava facendo dire un attacco epilettico, invece mi sono preso un attacco di cuore. Scusi, creatura che ho visto prima. Ovviamente non c'è nulla adesso, meglio così. Ok, iniziamo con i jumpscare, quelli proprio becceri fin dall'inizio. Fufi, ti ho trovato la pappa? Ecco qua. Vedi di mangiare? Prima che moriamo tutti, fratroci sofferenze. A posto? Oh, mi sento una persona migliore solo per aver dato da mangiare a un cane virtuale. E qua? E io come passo adesso? Fufi, sei stato tu. Hai fatto un casino della Madonna qua. Oh no. Oh, non mi dite che adesso devo trovare una strada alternativa. Ti prego, dimmi che... Oddio, adesso la porta si apre. Ok, io ho le mutande rinforzate. Mio Dio, quanto è buio. No, non posso aumentare la luminosità. Ok, oh, va tutto bene, nonnino. Va tutto bene. Possiamo riparare un po' di lampadine, eh? Sembra il mio vecchio appartamento dove quando sono arrivato tre quarti delle lampadine in corridoio non funzionavano. E chi le ha cambiate? E chi le ha pagate? Ma che domande. Il telone. Apriti. Siamo ritornati qua in un modo o nell'altro. Perfetto. Meglio così. Ehi, il gioco ha laggato per un secondo. Mi sono cacato. Ok, ora dovrei poter entrare in casa. Woo! Ah, ok, ho aperto la serratura. Scusate, giusto? Buongiorno. No, ti devi aprire. Ma perché mi fate ste stupide meccaniche? Signora, anche lei risparmia molto sull'illuminazione in casa. Perché è pieno zeppo di insetti? Cos'è sta roba? Ma come fate a vivere in sto modo? Ok, buongiorno. C'è nessuno? Perché tutti i suoni sono così tanto ovattati? Ok, alla signora piacciono un sacco le piante, da quello che posso vedere. Oh, zio Billy, che schifo. Io vorrei sapere quanto paghi per vivere in un letamaio del genere. Ho lasciato la porta aperta, forse non è la cosa più saggia da fare. Ma vabbè, dettagli. Ok, questa è la stanza della padrona di casa. Questa deve essere la mia camera da letto. Oddio, mi farà le cosacce nel cuore della notte. Qui invece abbiamo il bagno. Oh mio Dio, è uno di quei gabinetti sopraelevati. Che poi mi sono sempre domandato, per quale motivo li fanno così? Perché dal mio punto di vista non hanno minimamente senso. Cioè, devi salire, abbassarti lì e... Come...
cosa più scomoda della vita. Li ho visti in alcuni show coreani. I coreani tendenzialmente, in effetti. E questo è una sorta di magazzino. Mamma mia, oh, ma che hanno le luci in sto cocchio di posto? Ok. Allora, vediamo di andare a depositare la mia roba. Però sì, davvero, ciccio, se paghi $2 all'anno è già un furto. Oh, ecco la mia stanza, chiudi la porta. Perché le porte si aprono in ambedue i lati? Ok, dice di lasciare le cose sul letto. Mi sembra un'ottima idea. Lasciamo anche il coraggio, anzi quello proprio non ce l'ho più. Che schifo. Che schifo sto posto. E vorrebbe una bella tazza di tè caldo. Io vorrei farmi un'antitetanica invece. Qua ti prendi veramente il tetano? Se sopravvivi, aspetta. Volevo dare un'occhiata. Aio! Ma non si apre. Non si apre. Vabbè, resta lì. Volevo dare un'occhiata nell'altra stanza. Mi piace che nel frattempo la mia camera è stata utilizzata come magazzino. Mi sembra giusto, Ok, la porta di casa è ancora chiusa, quindi la vecchia non è ritornata. Chiude. Signora, scusi. Pensavo che sarebbe tipo comparsa all'improvviso. Giovane, sono ritornata. Allora, qui abbiamo la tazza. Ok, e con cosa mi faccio il tè? Scusate, non si vede praticamente nulla. Ah, c'è la teiera anche. Oh, ok. Ah, ok, ho messo l'acqua a bollire, ottimo. E ora me la verso nella tazza, giustamente. O peggiore delle ipotesi, gliela tiro in faccia alla vecchia. Abbiamo un... Credo sia rientrata, ho sentito un rumore strano. Dicevo, abbiamo un'arma con cui difenderci. Nella peggiore delle situazioni. Ok, signora, scusi. È rientrata? Sì. Penso che sia giunto il momento di andare nella mia camera. Il rumore è leggermente inquietante. Signora? Salve. Ok, non risponde. Diciamo che è meglio se andiamo a dormire. Chiudi la porta. Chiudi la chiave, barricati. Perché sta chiusa? Ferma? No. Senti, me ne vado a dormire. Me ne vado a dormire, chi si è visto si è visto. Perché non mi fa dormire il gioco? Vabbè, perché adesso la porta è aperta? Oh no, la signora è entrata in camera. Ah, ho trovato una lettera. Ho paura, voglio andare a casa. Quella vecchia donna è impazzita completamente. Non sono più potuta uscire di casa da un sacco di tempo. In che senso? Oh, la musica è cambiata. La musica è cambiata proprio una cifra. Mi sembra un mare di cagate, dice il nostro protagonista. Tuttavia, è cosa buona e giusta? Controllare la porta d'entrata, perché? Oh, sì. Ci ha barricato all'interno. Ci ha chiuso dentro la bastarda. Signora? Oh, no. Sembra che la signora sia ritornata a casa e ha già chiuso a chiave l'appartamento. Signora? Scusi, se io... Che poi è stato? Mi sono cagato in mano. Se io volessi uscire, scusi... mi ero accorto che la porta fosse aperta. Scusi, non mi ha dato la chiave della porta di casa? Cioè del lucchetto quantomeno. Signora? Ah, ok, mi ha scritto qualcosa. Non ti azzardare ad uscire nel cuore della notte. Signora, faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Ok, devo trovare una via d'uscita. E te la fai semplice. Dobbiamo sperare che abbia una sorta di chiave di scorta. Aio! Ma che sto gioco mi sta facendo veramente venire il peggio attacco epilettico. Come cocchio facciamo? C'è un rumore di una radio dietro di me. Che sembra tipo il collo della polizia. La porta del balcone è chiusa. Che senso la porta del balcone è chiusa? Signora? È qua in cucina? No, sembrerebbe di no. Spavento. Ma i rumori di sto gioco sono anche troppo realistici. Aio, signora? Mi sta veramente mettendo un sacco di ansia, ok? Ok, la signora è andata in bagno. Aspetta, forse posso prendere la chiave in camera sua? Vai. Oh, quella è una testa umana! Questa è una testa umana, quello è un piede umano. Ok, la signora uccide le persone. La signora ha ucciso il precedente inquilino. Oh, bene, molto, ma molto bene. Dammi la chiave. Sapevo che era qua dentro. Era ovvio che fosse qua dentro. Oh, sta per uscire dal bagno. Apriti porta. Che ansietudine. Aspetta. Vai. Corri, non ti fermare nemmeno. Come la chiave non funziona? Mi prendi per il culo, signora? Scusi, ha finito in bagno, mi sto cagando sotto. Ok, Lonino, stai calmo. Va tutto tanto bene, no, non va per niente bene. Facciamo che me ne vado in camera mia, tanti saluti. Che faccio? Non so nemmeno cosa cocchio. Salve signora. Buongiornissimo, maronne quanto è brutta. No. Ah! Ma porca la miseria. Oh. No,
direi che il precedente inquilino ha visto giorni migliori. Ma perché l'ho appeso in bagno? Adesso devo comprare degli Arbor Magique. Ah, ci sono gli scarafaggi sulle pareti. Ok, signora, scusi, la possiamo risolvere pacificamente? No, la sento respirare nell'oscurità. Bastarda, schifosa bastarda. Mi voleva palpeggiare. Ma porca miseria, quando non glielo dai il salsicciotto, lei te lo strappa letteralmente. Dove sono? Sono nella mia camera da letto ancora? Ok. Non abbiamo iniziato bene. Non abbiamo iniziato decisamente bene. Ok, chi voleva i jumpscare? Io no. Io decisamente no. Ok, il mio salsiccia... Ah, che schifo, sono dovunque quegli scarafaggi. Ok, ritorniamo là fuori. La porta si apre. Apri quella... Perché non si apre? Ah, apriti, signora, mi faccio uscire. Ma porca la miseria. Vediamo se c'è qualcos'altro qui dentro che posso utilizzare. No, non c'è nulla. Oh, ora la porta è aperta. Giustamente ora la porta è aperta, signora. Hai un nonna? Nonna, tutto bene? Mio Dio, è tutto super buio. Ok, ok. Ricosa la porta? No, no, no. Andiamo in questa direzione. Oh, è tutto barricato adesso. Vediamo un po'. Ah, la chiave era per questa porta. Ok. E posso andare sul terrazzo. Perfetto. Oh, meno male. Possiamo uscire forse dall'appartamento adiacente. Aiutatemi. Aiutatemi, la signora mi palpeggia il salsicciotto. Ok. Mi piace come lo sviluppatore ha illuminato le zone di interesse. Quello che non mi piace è il fatto che la testa di sto cretino non stia ferma 5 secondi. Oh, le candele. Che bella cosa. Monsalvina. Oh, bene. Oh, molto ma molto bene. Non vedo uno stracocchio di nulla. Dove sto andando? No, è troppo buio, è troppo buio. Torno indietro. Ok, c'è una stanza. Apriti di nuovo. No, ora non si apre più. Ok, vado in questa stanza. Aprila. Zio Billy. Cos'è? Madonna, è super stretto. Ma chi mette un armadio in questo modo? Ok, aspettate che c'è un altro documento. Stanno succedendo cose strane in città in quest'ultimo periodo. Mi sento come se qui fossi effettivamente in pericolo. Vediamo di terminare i restauri della casa e andiamocene via il più rapidamente possibile. Ehi, no! Non compro niente, non compro nulla. Boila. Perché ci sono delle perdite di gas? C'era una perdita di gas anche quando stavo salendo le scale. Buon Salvino! Dai, se mi devi jumpscarare, jumpscarami. Porca la miseria, pensavo fosse uno impiccato. Non ci si può impiccare dopo le 18. Ok, invece sono solo degli normalissimi abiti. Ok, qualcuno mi ha acceso la luce. Tutto è normale, anche il mio frigorifero si comporta in questo modo. Zio Billy, quanto è buio sto posto. Buon salve. No. No. Ho sentito qualcuno che respirava nell'oscurità. Perché c'è una putrella qua? Sembra una putrella. Vabbè, facciamo finta di niente. Questa si apre? No, e... Ah! Chi è che mi fa gli scherzoni? Oh, no, e dai. Ok, ora il frigorifero è completamente aperto. Va bene. Non c'è nessuno, mi spiace. Torni un'altra volta. Ma quanto è scuro sto gioco? Questa si apre? No, anche questa è chiusa. Si è aperto qualcosa alle mie spalle. Aha, questa era chiusa prima. Sono molto sicuro che fosse tanto chiusa prima. Ah, zio Billy, ci sono mosche e altre cose che ronzano tipo dovunque. Aha! Abbiamo trovato una chiave. Buon salve. E un quadro. Ci sono quattro caratteri oscurati e poi c'è una Y. Oh, no, no, non t'ho visto. Non t'ho visto, ma proprio per nulla. Aspetta. È cambiato il coso qua in angolo. È decisamente cambiato il coso qua in angolo. Questo ancora non si apre. Ok, no, fammi tornare qua dentro. Fammi tornare qua dentro che c'era abbastanza luce. Quanto boia non è scuro sto minchia di gioco. Ok, al diavolo è ripartita un po' di luminosità, ma neanche troppo. Zio Billy. Ok, devo risolvere una sorta di codice in cui l'ultima parola, l'ultima lettera. Dai, è una Y. Aspetta, qui c'era il lucchetto. Vediamo un po' se... Sì. Però santi numi se è tutto così scuro. Mi l'ha data una torcia? Oh, neanche... Neanche detto. Ok. È una di quelle torce che puoi muovere direttamente tu in automatico con la manina. Ovviamente è saltata la luce. Te devi star fermo. Te devi star fermo che mi metti ansia. Ok, qua abbiamo un altro quadro.
Quadro? Marco cliccarci. Ah, devo essere la distanza giusta? E AY. Ok, sappiamo un'ulteriore lettera. Aspetta che c'era un quadro anche qua dentro. Vediamo un po'. Aiuto! Ma che cocchio! Che salto che ho fatto, testa di minchia! E AY. Ah, DK, la prima lettera sembrava una D, quella cancellata. Ok, DK dovrebbe essere la soluzione. Porcaccia la miseria. No, io prendo il corridoio, non c'ho. Oh, ora si è aperta questa. Oi, spavento. Perché deve essere tutto così claustrofobico in sto posto? Ok. Qui c'è un ulteriore quadro se servisse, ma sono abbastanza sicuro che sia... Sì, è DK la parola. Ok, a meno che non sia delay, che vuol dire ritardo, ma DK vuol dire decadenza. E mi sembra effettivamente la soluzione più plausibile. Aspetta. E vai, vai, perfetto, ti prego, dimmi che è la soluzione giusta. Sì, ok, abbiamo tolto il lucchettozzo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi apri la porta? Grazie. Madonna, molto gentile. Ho trovato un piede di porco. Ciccio, prendi il piede di porco. Intanto sei più impedito di quanto dovresti. Allora, c'era una porta sbarrata, se ben ricordo. Occhio. Nella stanza principale, nel corridoio. Mi aspetto sempre che ci siano faccine o altro che spuntano dai maledetti angolini. No. No, non me le fate ste cagate. No, non compro nulla. Non guardo nemmeno, non guardo nemmeno, non mi giro nemmeno. Togli le tavole, togli le tavole. Togli le tavole, togli le tutte. Non mi giro. Se mi spunta una manina qualcosa dal lato dello schermo, io non finisco questo gioco. Non ho mai rage quittato per davvero, ma prima o poi lo faccio. Credo di non aver mai rage quittato. Di certo non in un horror. Ok, siamo di nuovo nel corridoio. Alleluia. Non so neanche se sto gioco salvi o se devo tipo far tutto in un'unica volta. Ok, direi che è l'occasione giusta per levarsi dalle palle. Ma prima troviamo il cane. Oh, ma dai. Oh, ma dai. Questa non si apre. Ovviamente questa non si apre. Senti, se mi devi jumpscare, fallo, ok? Salve, signore. Con gli occhi molto luminosi. Vabbè, non è un signore. Ma che buchi ci sono sulle porte di sto posto? Ok, la porta non si apre. No! Non ci cre... Mi avete trollato veramente alla grande. Non dovrei neanche sbirciare, perché prima o poi spunta qualcosa. E mi piglio il... Apriti! Apriti! No, no, vabbè, vabbè, il porto che tu sia aperta. Dicevo, e mi prendo il supremo jumpscherozzo della vita. E dai! E apriti! Madò! Oddio, non correre. No, Lonino, non correre. A meno che non ti stiano inseguendo. Ok, l'atmosfera è fatta bene. È fatta anche troppo bene. Sto accelerando decisamente troppo per... No! No, non compro nulla. Che sta succedendo? Che? Che? Come? Bisogna correre cosa? Bisogna correre dove? Aspetta! Aspetta! Ma porca di quelli per porca, dove devo andare? Dove devo andare? C'è una porta, c'è una porta, c'è una porta! Ok, devo averla fatta al primo colpo? Cosa cocchio mi stavi seguendo? Ma siete scemi nel cervello! Ok. Porca miseria, che salto sulla catreca. Ok, quindi adesso non c'è più la vecchia, ma ci sono altri inquilini impazziti. No. No, no, no. Ok, questa non si apre. Questa nemmeno. Ma e dove vado io? Sono tipo bloccato qui. Ah, ok. Non c'è nessuna via d'uscita. Il codice è 5913. Ok. Ah! 5913, perfetto. Ora sappiamo il codice, l'importante è quello. E che stracocchio, dovete smetterla con questi maledettissimi jumpscare. Non ce ne può. Dovete smetterla, dovete veramente, veramente, veramente smetterla. Ma porca trota. E ora dove sono finiti? Sono fuori? Ok. Sì, però siamo ancora all'interno di questo. Sembra tipo una città, più che un condominio gigantesco. Come fanno a vivere in questo modo? Un salve. Avete mica un paio di mutande extra? Perché le mie sono completamente andate. Ok, una volta tanto è tutto super luminoso. Vediamo un po' dove andiamo a finire. No, io laggiù non ci torno più. Ah, ok. Ok, ok, ok. È da lì che venivamo? Cioè, qui scendi boom, e scivoli giù per le scale. Wow. No, 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 davvero con l'ambientazione hanno fatto un lavoro eccezionale. Ora che sono sulle strade, tutto ciò che mi resta da fare è trovare un modo per uscire dalla città.
Ma è una sorta di città, quindi. Io pensavo fosse solo un... Madonna, che attacco epilettico che mi viene. Un gigantesco complesso di appartamenti. Dov'è la mia torcia, peraltro? Oh, no. No, 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 ridatemi la torcia, ve lo chiedo in ginocchio. Salve? No, io al telefono non ti rispondo. Ma manco per il cocchio. Gesù. Oh, c'è un distributore automatico. Vuoto. Ovviamente è vuoto. Oh, ma porca la miseria. Le catene bloccano tutto. Ed ecco qua la nostra via d'uscita. Sì, ci sono le catene, ciccio. Devo trovare qualcosa con cui tagliare tuttavia le catene. Ah, madonna, è che ci blocchi pure un gigante. C'è qualcosa lì dentro, tuttavia non ho i soldi. Sì, una monetina mi farebbe comodo. Non so cosa tu abbia visto, perché a me sembra completamente vuoto. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, stavo per andare a bere un goccio d'acqua ed è saltata la corrente. Fatemi bere che mi sto cacando male. Non sembra, ma siamo in partita già da mezz'ora. Non so come sarà venuto l'editing di sto video. Ehi! Che era sto rumore? Ehi, Bonnie! Oddio, sta porta non era aperta prima. Ma Thomas, non è claustrofobico sto posto? Ok, vediamo di andare verso l'alto. Salve. Sono un inquilino molto Non puoi farmi sti scherzi con la torcia, ciccio. Aspetta che c'è un documento. L'ascensore non funziona, il generatore ha finito la benza e la leva per avviarlo peraltro è rotta. Che culo. Mai una stracocchio di buona notizia. Ok, ecco qua il generatore. Tuttavia lui si domanda dove troverò la leva e ovviamente la benza. Bella domanda. Per quel che mi riguarda puoi anche, non lo so, craftarti del C4 casalingo. Ehi! No, 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 la dovete smettere. E buttare giù le intere pareti, per come dicevo, per quello che mi riguarda. Ok, tutte queste porte sono chiuse. Devo ritornare sui miei passi perché non ho la più pallida idea di dove andare. Come ha fatto a creare un luogo così tanto dettagliato? Cioè, non mi aspettavo... Beh, ti blocchi in culolandia. Dicevo, non mi aspettavo una tale maniacale cura per i dettagli su un gioco horror del genere. Ok, qua non c'è nulla. Dobbiamo ritornare nel corridoio principale. Che io mi sto già smarrendo. Che no, ora è questa a essere aperta. Dove sono finiti tutti, peraltro? Cioè, a parte i tizi che hanno provato a palpeggiarmi male, non ho visto nessun altro. Buon Salvino. Sto cercando un jumpscare. No, scherzavo. Volemo se bene. Lascia che ti mostri qualcosa. Guarda sotto la roccia che si trova in parte al... Come cavolo si chiama quel giocattolo lì per i bambini? No, lascia che ti... Cosa? Lascia che ti mostri qualcosa cosa? Porca... Erca! Almeno non hanno fatto il suono tipo BAM all'improvviso. Buon Salvino. Come va? Tutto bene? Ok, non c'è nessuno, è tutto tranquillo. Ok, devo palpeggiare la roccia. E abbiamo un altro documento. Ha 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 ha. Ora vai verso il frigorifero rosso. Che frigorifero rosso? Ok. No, 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 no. Qua ho per fare una minchiata di proporzioni bibliche. Dove vuoi stare al frigorifero rosso? Aspetta, questo era chiuso prima, giure. Oh, ovviamente il frigorifero rosso si trova alla fine di questo corridoio per nulla sbaventoso. Salve. Ok, lì sembra tutto chiuso. E lui? Perché si muove così? Perché si muove così? Cosa c'è dentro il frigorifero rosso? Apri con calma. Apri con calma. Porca trotta, per un secondo ho sussultato. Ehi, hai visto quel tessuto, quella coperta che c'era nel parchetto? Vuoi vedere cosa si nasconde dietro? No, non voglio vedere. Merda, 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 merda. Non voglio vedere cosa si nasconde dietro. Me l'aspettavo tantissimo. Oh. E il signore che sta giocando con noi? Dire giocare è un eufemismo? Ok, questa coperta. Merda. Ora si è spenta anche la luce. Perché le lampadine si bruciano sempre quando passo io? Se mi lanci jumpscare. No, tutto tranquillo. Piano. Ok. Oh, c'è un cagnolino. Sembra lo stesso cane che abbiamo visto ai piani superiori. Ok, fatemi dare un'occhiata.
Oh mio Dio, ho trovato una lettera bella lunga. Il mio santuario è bello, non è vero? Sono nascosta qui per allontanarmi da tutti gli orrori che stavano iniziando a succedere all'interno della mia famiglia e in tutta la città. Ed è una cosa buona che non ci siano più persone vive all'interno di Kowloon. A proposito, avrei bisogno anche di quella moneta. Come non c'è nessuno vivo? E chi ho incontrato fino adesso? Ma mi posso passare? No, dov'è la moneta? Un salvino? Ah, eccola qua, era all'interno della scatola. Quindi qualche... Ok, ho voluto controllare. Qualche ragazzina si era tipo rifugiata qua dentro. Però dobbiamo salvare il cane, porca la miseria. Il cane è tecnicamente l'unico essere vivente che abbiamo visto fino adesso. Ok, sembra tu. Oh, salve signore. È lei che mi sta facendo i jumpscherozzi? Ok, Lonino, almeno hai la moneta. Tuttavia non hai trovato il carburante. Ok, cerchiamo di tornare indietro. Merda, questa era aperta prima? Sì, ok, ci sono già stato qua prima. Torniamo indietro. Oh, perfetto. Fantastico. Allora, vediamo un po' se si è aperta qualche altra strada, qualche altro percorso. Qui dentro no. A sto punto dobbiamo ritornare qua del frigorifero rosso. Se dovessi ipotizzare, c'era una strada sulla destra. Sì, ora la porta è aperta. Dannazione. Senti, se mi devi jumpscarare, fallo e basta. Ok. Mio Dio, come fanno davvero a vivere in un posto del genere? Salve, signore. Io dovrei raggiungere quel distributore? Dove è andato? Non si vede nulla, dannazione. Oh, oh. Ora questa è aperta. Giustamente ora questa è aperta. Ok, allora, recuperiamo qualsiasi cosa ci sia. Che è sto suono? Che è sto rumore? Ah, io non potete mettermi sta musica inquietante. Ah, è la leva del... Ok, del generatore di corrente dell'ascensore. Ok, di qua non mi pare di essere mai andato. Buon salve. Signora, scusi se l'entro in casa. No, non si apre più di così questa. Zio Billy, quanto non è scuro sto posto. Aspettate che c'è un altro... Oh, che casino! Perché il puntatore non è a schermo. Tecnicamente la torcia stessa è il tuo puntatore. Vorrei leggere, grazie, la lettera. Non va per nulla bene. La mia piccola bambina è scappata da casa. Non so cosa ci sia che non vada con lei. Mia moglie non è uscita dalla vasca da bagno in 3 giorni. E tutte le persone che conosco, tutti quelli in città, stanno impazzendo. Non so nemmeno io cosa potrei fare. Questo strano gas che esce dai tubi non l'avevo notato prima d'ora. Penso che sia tutta colpa sua. Qualcuno ci aiuti? Gas. Oh mio Dio. Forse è per quello che stiamo avendo delle allucinazioni. Se fosse tutto nella nostra testa. Oh mio Dio, cosa sono ste... No. Non farlo. Zio Billy, la devi smettere con sta storia. Ok, altre scale. È super claustrofobico sto posto. No, vi giuro, a me i luoghi stretti non piacciono più di tanto. Vogliono mandarci via dal nostro quartiere. Il governo sta nascondendo il fatto che noi stiamo morendo qui. E credo che vi stiano anche avvelenando probabilmente. Un salvino. Salve. Sono il tecnico del gas. Aha, ecco il tanicozzo di benza. Sì, perfetto. Ok, in teoria abbiamo tutto il necessario. In pratica adesso dobbiamo ritornare indietro al... Questa musica. All'ascensore. Ok, gioco. Volemo se bene. Ok, va tutto bene. Che? No, non compro nulla. Zio Billy, sti suoni sono allucinanti. Una volta tanto mi sa che vi farò tutto l'editing senza musica. Di solito le aggiungo io, che sono sempre quelle in pratica. Stavolta invece ve lo lascio bello pulito. Ok, ora devo ricordarmi dove fosse il generatore di corrente. Mi pare qui a destra. Zio Billy, che ansia. Sì, perfetto. Non dovrei correre, ma lo faccio comunque. Ok. Buon salve. Che? Mi fate sti rumori improvvisi che mi cacco male? Zio Billy. Allora, dobbiamo inserire la leva. Aspetta. Mouse, sei una merda. Vabbè, senti, metti la benza. Dove devo mettere la benzina? Ok, la leva l'abbiamo inserita. Ed è ripartito tutto. Ok. Ogni volta che fate dei progressi in un horror, dovete ovviamente aspettarvi il peggio. Ed è questo. No! E
Ed è quello che si aspettava il telone. Tutto sommato non è bastato. No, no, premi l'ascensore, attiva il pulsante, non mi giro. Non mi giro nemmeno, non ne voglio sapere nulla. Fatemi entrare, fatemi entrare, fatemi entrare. Ok, 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 ok. Oh, oddio, non è che mi escono da sopra tipo su Dead Space, no? Scusate, spazio non vivo per chi ha seguito la serie che abbiamo portato in questi giorni. Woo! Io già odio gli horror. Oh, oh! Dove siamo finiti di bello, buon salve? Siamo in cima al palazzo. Ok, qui mi sento anche vagamente al sicuro. C'è anche della bella musica classica. Bello, bello, mi piace. Qualcuno veniva qua a rilassarsi probabilmente. Allora, cosa sono venuto a fare qui tuttavia? Ok, la porta è chiusa. Gioco, mi sto bloccando in culolandia. Hanno messo anche una barricata per evitare che la gente si butti di sotto probabilmente. Anche se, come ho detto, a parte i jumpscare non abbiamo incontrato molto altro. Oh, oh, le tenaglie. Aspetta, 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 e recuperale. Zio Billy dell'indicatore. Olè. Aspetta. Ok, mi aspettavo un ulteriore jumpscherozzo. Ottimo, con le tenaglie ora possiamo ritornare di sotto e finalmente, salvo intoppi soprattutto, raggiungere la via d'uscita. Mamma mia. No, vi giuro, sono iper nervoso in questo momento. Non mi aspettavo neanche che questo gioco durasse così tanto. Ok, oddio, aspetta, siamo di nuovo qua, del generatore. Buon Salvina. C'è nessuna. Aspetta, sono andato in direzione sbagliata? Sì, dobbiamo andare di qua. C'è ancora la musica classica che echeggia per i corridoi. Non so se sia una buona cosa o una cosa cattiva. Fofi, che ci fai qua? Hai mangiato, piccolo stellino? Ma guardalo lui. Beh, Fofi, tu mi difendi, vero, se mi aggrediscono? C'hai lo sguardo un pochettino svarionato? Faceva finta di nulla, ha affittato che il cane non mi aggredisce. E il cane era il boss finale del gioco fin dall'inizio. Anzi, era l'artefice di quello che era accaduto. Lui lavorava per il governo. Okay. Ma no, ma Fofi? Ma l'abbiamo lasciato indietro, ma come? Ma povero Fufi, non dovrei andare a guardare le buon salve? Ma che bel culetto! Signore, tutto... scusi? Le si vede leggermente la cassa toracica, non dovrebbe accadere? Oh mio Dio, cos'è? Cosa cocchio vi è accaduto? Oh, wow. Oh, Wexo si è appena buttato, mi sa. Signora? Non mi jumpscherate all'improvviso, non ne voglio sapere nulla. Ma pro... Sto la luce per un secondo, mi sono spaventato. Che sta facendo? Sta pregando? Ecco, bravo. Preghi qualunque divinità la possa aiutare. Non mi palpeggiate, non mi palpeggiate. Zio Billy. Salve, volete palpeggiare? Salve, sono un VIP. Non fare cagate. Ok. Oh, oh, fammi uscire. Fammi uscire, sta parte mi ha messo un'ansia veramente incredibile. Siamo fuori ormai, gioco, basta. Direi basta. Sarei un pochettino rotti maroni. Sì, ce l'abbiamo fatta. Incredible, ma vero? Vai alla macchina. Vai alla macchina e non ti fermare per nessun motivo al mondo. Porca trota, che horror. No, 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 mai più. Mai più un gioco del genere, figlioli. Carino comunque, non male. Addio, non mi rivedrete mai. Vabbè, perché era tutto mezzo distrutto poi? Cosa vuol dire? Cioè, siamo passati dietro al muro e di colpo era tutto diroccato, tutto abbattuto. Oddio, vuoi dire che forse eravamo sotto droghe pesanti? Mi domando a cosa abbiamo assistito fino adesso. Ok, questo cos'è? Un nuovo appartamento dove ci siamo trasferiti probabilmente? Recentemente ci sono state parecchie notizie da parte della polizia di persone che sono state a Kowloon. Dicono di aver visto una città che non esiste. La città di Kowloon è stata demolita 5 anni fa ed era una delle peggiori città della Cina. Ah, ma era una città, quindi? Subito dopo la demolizione c'è stato un aumento del tasso di criminalità e di omicidi. Che bello. Molti credono che il governo fosse disposto a fare cose atroci per cercare di demolire Kowloon. Bene. Stata, la potevi risparmiare? Anche sui titoli di coda? Ma la domanda principale che mi pongo è: cosa sarà accaduto a Fufi? Quindi cos'è? È stato tutto nella nostra testa? È come probabilmente se le persone che sono morte all'interno della città stessa cercassero, non lo so, di aggrapparsi al nostro piano terreno. Non saprei nemmeno io come
Come altro definire quello che abbiamo appena visto? Comunque, oh, scusate, stavo bevendo. Per essere un gioco sviluppato in Unity è stato anche più terrificante del previsto. Zio Billio mi ha fatto fare di quei salti sulla catreca veramente incredibili. Ah, no, atmosfera fantastica. Ammetto, atmosfera veramente fantastica. E no, non voglio più fare un horror del genere. Non possiamo fare horror più tranquilli? Porca miseria, quello che ho portato ieri degli UFO non sarei cagato nessuno? Ma è veramente bello. Quello aveva una grafica con il contro. Insomma, ci siamo capiti? Io lo so perché ogni tanto certi titoli, a prescindere dal pubblico, li evita. Neanche sapeste di cosa si tratta. Boh, io gente proprio non vi capisco. Buona signori, direi che per questo video su Welcome to Kowloon è tutto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi faccio trasferire a Kowloon. Non so se poi sia un posto vero, ammetto adesso mi viene il dubbio. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!